Vorrei cominciare dicendo che noi veniamo da Torino, che è una realtà piuttosto particolare. Intanto è la città della tragedia della ThyssenKrupp, io ci tenevo a dirlo subito. È anche la città del... La città del sindaco cosiddetto Sergio Chiampa Gringo, cioè il sindaco dalle palle d'acciaio e dal portafoglio vuoto. Questo perché Torino è anche la città più indebitata d'Italia, il suo indebitamento più grande è più alto di tutto il paese. Torino è la città dove la Fiat, tramite la Juventus, costruisce uno stadio privato con un mutuo agevolato con fondi pubblici e dentro ci mette un centro commerciale che pare sarà della Coop. Torino è la città dove il comune fa una gara per assegnare l'ex casa di Gramsci a qualcuno che la trasformi in un albergo di lusso a 5 stelle per attirare i turisti in città. Si presentano la Radisson, un gruppo internazionale famoso nel mondo, svedese, bravissimi, portano sicuramente tanti turisti a Torino. È un'azienda di palazzinari locali, i cui soci sono il presidente dell'associazione dei costruttori edili e l'ex parente cosiddetto genero dell'ex sindaco Castellani, e ovviamente lascio a voi indovinare chi vince. Ecco, di fronte a questo scenario, ce ne sarebbero, potrei andare avanti per tutti i miei 15 minuti con esempi di questo genere. Noi di fronte a questo scenario però abbiamo scelto di fare una presentazione sul metodo. Spero che non mi sembri strano, però noi riteniamo che sia la questione importante da porre in un incontro nazionale tra tutte le liste civiche. A questo proposito abbiamo anche scritto un documento piuttosto approfondito di 4 pagine che potete trovare qui in sala dai nostri ragazzi che sono lì, il nostro ideologo Alberto Bracco. Potete, se volete, leggere una copia, se no lo trovate sul social network. Comunque approfondisce un po' i temi che toccherò nella presentazione. Allora, cominciamo dalla prima slide. Che cosa è che ci unisce? Noi ci siamo posti questa domanda e abbiamo deciso che la nostra unione avviene innanzitutto sull'obiettivo. L'obiettivo è quello di rinnovare la politica, ovviamente, ma nei metodi e nelle persone. Rinnovare la politica perché le battaglie altrimenti saranno sterili, perché l'esperienza dimostra, secondo noi, che le raccolte di firme, le manifestazioni non sono sterili finché non si riesce a entrare in queste istituzioni e a cambiare le persone che ci sono dentro. E anche per salvare l'Italia dallo sbando, perché siamo di fronte a una crisi che sarà sicuramente terribile. Ora, possiamo uscirne divisi, oppure con un cambio di classe dirigente forse possiamo uscirne un po' meno divisi, magari anche più uniti di prima. E diciamo che dopo l'esperienza di oggi sono molto ottimista, però sta a noi prendere in mano questa situazione. Però è importante notare che non basta il rinnovamento delle persone, cioè non so cosa pensate voi di voi stessi, io ho una buona stima di me stesso, ma siamo così sicuri che semmai io o un altro di noi verrà eletto nelle istituzioni, poi sarà capace di non farsi contaminare da questo sistema politico, di non farsi corrompere? Secondo noi... Secondo me questo è un punto fondamentale ed è un punto che non è stato ancora affrontato. Per questo noi vogliamo sollevare il problema. Che cosa ci garantisce? Secondo noi è un cambiamento dei metodi, non soltanto delle persone, della politica, ma dei metodi della politica. Quindi cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo cercato di fare qualcosa di serio, quindi con tutto rispetto per chi ha dovuto magari mettere in piedi una lista in 2 mesi, ma noi siamo partiti con molto anticipo, ormai è 1 anno e mezzo che lavoriamo, abbiamo cominciato partendo come spin-off, diciamo così, del meetup storico 13 di Torino, e si è arrivati a presentare una carta di principi, quindi essere d'accordo sui valori fondamentali che ci uniscono. Dopodiché si è ragionato sullo statuto, proprio per evitare problemi con quelli che sono poi sorti anche, sono stati evidenziati dalle presentazioni precedenti. Siamo arrivati alla fine ad avere uno statuto condiviso, delle regole chiare con cui lavoriamo. Abbiamo costituito formalmente l'associazione, siamo stati certificati e adesso ci poniamo il problema di presentarci eventualmente alle elezioni a giugno. I nostri principi sono quelli che vedete nella slide, se la cambi. Grazie. Cioè sono un elenco di 10 principi che credo siano condivisi più o meno da tutti, però è importante metterli in chiaro. È importante mettere in chiaro che secondo noi non ci sono soltanto le 5 stelle, ci sono comunque degli altri principi legati ai diritti dell'individuo, legati alla trasparenza, alla laicità, alla libertà di informazione e soprattutto alla democrazia diretta e partecipativa e all'indipendenza dei partiti. Per questo noi abbiamo cominciato mettendo dei requisiti molto chiari alla partecipazione al nostro progetto. Nello statuto della nostra associazione è assolutamente vietata l'iscrizione a chiunque abbia una tessera di partito, oppure a chiunque sia un rappresentante di un partito eletto da qualche parte. Abbiamo una procedura di valutazione sia per i pregiudicati, nel senso che tendenzialmente non li vogliamo, però ci può essere qualche caso di reati d'opinione in cui può essere possibile veramente ammettere la persona,
e sia per chi è stato in passato nei partiti, ma è, non lo è più. Però in entrambi questi casi tendenzialmente non vorremmo che queste persone muoiono a costo di perdere anche qualche persona valida. Sicuramente, assolutamente, non ci siamo vietati di far entrare chiunque sia attualmente coinvolto con i partiti. Però, al contrario, l'iscrizione deve essere libera per tutti gli altri, quindi vogliamo anche evitare che la nostra associazione possa essere catturata da noi stessi, da quelli che l'hanno fondata. E quindi non c'è modo per chi è già dentro di creare una barriera all'ingresso di altri cittadini. Tutti i cittadini che rispettino questi pochi requisiti sono assolutamente benvenuti nella nostra associazione. La struttura dell'associazione è completamente orizzontale, perché non abbiamo bisogno di capi, non abbiamo bisogno di direttivi, di presidenti, di segretari, di coordinatori, di niente. Decidiamo noi, i cittadini attivi, i cittadini informati, i cittadini che mettono l'impegno in questo progetto. Quindi nella nostra associazione ci si iscrive, si diventa soci, dopo 3 mesi di partecipazione assidua si diventa soci attivi, a quel punto si può decidere, si conta esattamente come tutti gli altri, si perde questa qualifica di soci attivi se non si smette per 3 mesi di venire alle riunioni, i soci ordinari comunque che costituiscono una base di supporto vengono comunque sentiti per il programma, per i candidati, per le grandi decisioni della vita dell'associazione. E in più abbiamo un collegio di garanzia che agisce sostanzialmente come Corte Costituzionale, quindi non come governo, ma come Corte Costituzionale per verificare che le decisioni dell'Assemblea rispettino i principi che ci siamo dati. Per quanto riguarda i candidati, anche qui abbiamo voluto porre dei vincoli piuttosto chiari per evitare derive di qualsiasi genere. Innanzitutto i candidati devono essere soci e devono essere soci attivi da almeno 6 mesi, quindi noi non siamo un supermercato della candidatura, non vogliamo andare a prendere persone in giro solo perché sono conosciute e candidarle. Le persone che si candidano devono essere persone che fanno parte del progetto a pieno titolo, partecipano, le conosciamo. Può darsi che ci sia da fare qualche eccezione, ma non le vorremmo fare, perché secondo noi questo è un principio fondamentale. L'altro principio fondamentale è che i candidati devono firmare un contratto con la lista e in caso di elezione devono impegnarsi a... Vedo che avete già capito. In caso di elezione devono impegnarsi a seguire le direttive dal basso e siamo perfettamente coscienti che la legge prevede la libertà di mandato, che c'è un motivo anche per cui questa libertà di mandato è stata concepita, però crediamo che nella situazione attuale sia molto più importante essere sicuri che la funzione sia indipendente dalla persona, che la persona eletta sia un dipendente di chi lo ha eletto, dei cittadini e dell'associazione. In più c'è una terza clausola che è altrettanto fondamentale: noi abbiamo esplicitamente vietato a qualunque nostro socio di candidarsi in una lista di partito di qualunque genere. Questo perché non vogliamo neanche che il nostro movimento, la nostra associazione diventi un trampolino per altre persone per andare poi a candidarsi in un altro partito. E guardate bene che anche il supposto problema di creare coordinamenti e strutture a livello nazionale è un falso problema, perché si possono benissimo creare liste, ad esempio, per le province e per le regioni, partendo dal basso, dando semplicemente a ognuna delle liste certificate sul proprio comune il compito di trovare i candidati sul territorio e poi eventualmente, per la sola competizione elettorale, utilizzare questo pool di candidati per prendere delle decisioni comuni. Ma non c'è alcun bisogno di avere una gerarchia stabile. Grazie. In breve, perché il tempo è tiranno, veniamo al metodo. Il nostro metodo è molto chiaro, soprattutto sul punto, cioè la partecipazione delle istituzioni è l'ultimo di una serie di cose che vanno fatte prima. Prima bisogna partire dalle esigenze dei cittadini, bisogna ascoltarli. Noi stessi siamo cittadini, conosciamo i problemi, però non possiamo conoscere tutti i problemi di una città di 1 milione di abitanti. Per cui vogliamo ascoltare le istanze dei cittadini, raccoglierle, metterle di fronte anche persone esperte delle materie, avviare una discussione pubblica, cercare di arrivare a un consenso, quindi non magari a votazioni di qualunque genere, ma proprio a un consenso generale, a creare un supporto dal basso per le proposte che vogliamo portare avanti e poi, soltanto alla fine, portarle nelle istituzioni tramite i nostri eletti. E come esempio abbiamo messo la questione, forse la più scottante, se mi passate il gioco di parole, cioè quella degli inceneritori. A Torino il PD-L vuole costruire 2 inceneritori, addirittura 2, con capacità ben superiore a quella necessaria. Ovviamente i motivi li sapete, i motivi di soldi essenzialmente. Cosa si fa? Su questo è nata una campagna e bisogna dire che la campagna in atto non è una campagna nostra, noi siamo un gruppo comunque relativamente recente, è una campagna di tutti i 5, 6, 7 di tanto mesi e di tanti altri comitati e gruppi. E su questo volevo cogliere l'occasione di dire una cosa importante, che è l'ora di smetterla di dividersi tra 5, 6 meetup, tra liste, per creare questa nuova posizione. C'è una differenza legittima nella scelta dei metodi, c'è chi pensa che sia più utile andare nell'istituzione, c'è chi pensa che sia più utile agire sul territorio, va bene, ognuno resta la sua idea.
però abbiamo tutti lo stesso scopo, e dividendoci e magari osteggiandoci in un altro per queste piccole differenze che sono le materie. Concludo dicendo che ovviamente le proposte sono quelle delle 5 stelle, le conoscete. Alla fine noi siamo arrivati, dopo tutto questo ragionamento, a concepire l'idea di presentarci alle elezioni provinciali, e siamo coscienti che è un tema controverso, però siamo anche coscienti del fatto che l'ha affrontato tutti insieme. Per questo abbiamo promosso una lettera a Beppe, che non so se sia qui comunque, firmata anche da altri club, da quelli di Modena, da quelli di Bologna, da quelli di Rivoli e altri che si stanno aggiungendo, e speriamo di poter avere nei prossimi giorni una discussione razionale e franca sul fatto che sia meglio o meglio per il movimento presentarsi alle elezioni provinciali, perché intanto gli inceneritori ce li stanno costruendo, e se non riusciremo a entrare in questo maledetto consiglio provinciale le probabilità di riuscire a evitarlo sono molto poche. Allora, gli ultimi 5 minuti sono dedicati alle domande esistenziali. Cioè, cosa siamo? Siamo un movimento nazionale, l'ha scritto anche Beppe sul suo blog, quindi penso che questo sia adatto. Abbiamo lo stesso simbolo, dall'esterno ci vedono come una cosa unica. All'interno però siamo un insieme di gruppi sparsi al momento, senza nessun modo di parlarsi, di organizzarci. E quindi ci siamo chiesti che cos'è che unisce la lista 5 Stelle e che cos'è che le differenze tra i partiti, dalla casta. E che cos'è che ci garantisce contro le strumentalizzazioni? Perché basta che un solo gruppo in qualche parte d'Italia, per esempio di un citato, un pregiudicato, sia lei con Forza Italia, con un altro partito, per dire Fondazione Verdi, quindi di chi è tutto quello che volete, e ci fucano tutti. Che cosa, allora, qual è il rapporto? È chiaro che ci devono essere i principi del 20% delle regole, che sono Beppe ha iniziato a dire, non pubblicate, eccetera. Ma quali sono queste regole? Come facciamo a definirle? Qual è la cosa che va decisa al centro e qual è invece la maniera di preferire? La nostra risposta innanzitutto è molto chiara, cioè noi non vogliamo creare un altro partito, e questo perché la forma partito è proprio superata dai fatti della società. Si vede benissimo che quelli che una volta erano partiti in una società basata anche sulla rappresentanza, sulle ideologie, ora in una società senza più ideologie che cambia a ritmo troppo veloce per la rappresentanza, non abbiamo più funzione, se non diventare una scatola di potere e una scatola di conservazione, tutti dal primo all'ultimo. Per questo noi crediamo che non ci vogliano delle gerarchie, non abbiamo bisogno di capi, di coordinatori, di eroi, di quel genere. Abbiamo bisogno di parlarci, di unirci quando serve, su cosa serve, su progetti comuni. Per fare questo non serve una gerarchia, non servono coordinamenti, serve la possibilità però di parlare tra noi, quindi serve creare sostanzialmente una comunità. Non serve assolutamente che ci siano degli ordini, e questo anzi, come tutti voi avete avuto esperienza, nei meetup gli ordini, le persone che si impostano in modo autoritario, portano solo delle spaccature e alla morte del meetup stesso. Per cui vorrei evitare questo stesso errore con questo movimento. Quindi niente ordini, ma discussione e consenso, ricerca di unione e di consenso. E la stessa cosa per quanto riguarda la leadership. Sicuramente ci sono delle persone che per natura, per motivi, hanno più visibilità di altre, ma non ci deve essere un capo, neanche 10, neanche 100, siamo tutti uguali. Quello che noi vogliamo creare è una rete di gruppi pari, formati da persone libere che condividono lo stesso obiettivo e lo stesso metodo. Questo secondo noi è il modo di propagare l'entusiasmo, che è il nostro obiettivo, è quello di creare un'istituzione, un'istituzione di cittadini. La casa per tutti quelli di noi che devono impegnarsi in politica per arrivare. Chiaramente la questione allora è proprio tra locale e globale. Qui chi frequenta un po' anche le discussioni internazionali conosce, diciamo, il principio più moderno, se volete, quello di pensare globalmente e agire localmente. Secondo me questo è un buon principio guida, nel senso che è importante recuperare una dimensione locale, umana, dove magari i problemi possono essere affrontati in maniera più concreta. Quindi a livello globale e nazionale, se volete, dobbiamo essere assolutamente d'accordo su pochi principi, pochi obiettivi, su pochi metodi, valori e requisiti. Al di là di quello, deve esserci la massima libertà per tutti, stando all'interno di questi principi, di ad esempio scegliersi un programma confacente alle priorità, alle necessità del proprio territorio, alle richieste dei propri cittadini. Quindi siamo molto contenti che ci sia questa carta di Firenze, ma se ci è permesso una piccolissima critica, avremmo preferito una maggiore discussione anche con le liste sul territorio. Però crediamo che sia comunque una ottima proposta da cui partire. Per quanto riguarda invece i vincoli, secondo noi sono quelli che ci siamo dati noi stessi, quindi non riciclati, non pregiudicati, ma soprattutto il vincolo, ci tengo di nuovo a ribadirlo, o con noi o con i partiti, nessuna via di mezzo.
dobbiamo assolutamente proteggerci, perché altrimenti verranno. Bravo! Altrimenti ci manderanno. Noi siamo tanto entusiasti, siamo tanto in buona volontà, ma siamo anche delle alieni in mezzo ai lupi. E quindi bisogna stare molto attenti a evitare che anche un solo lupo entri in mezzo ai nostri alieni. Come c'è scritto nella slide, altrimenti rischiamo di rifare un partito ambientalista con i verdi e di finire per diventare marroni. Quindi concluderemo questo. Questo che vedete qui proiettato, grazie Sara per aver messo la slide giusta, è quello che vogliamo fare. È un'alleanza di persone libere. Credo che sia quello per cui siamo qui tutti. Tutto sommato ci siamo abbastanza vicini, io sono molto positivo. Queste cose le abbiamo fatte, forse ci manca un po' ancora di rispetto di tolleranza del centro cancro, che abbiamo visto quello che è successo prima. Ci manca, cioè, dobbiamo sentirci al servizio dei cittadini, e soprattutto dobbiamo metterci in posizione di affrontare senza compromessi a tutto il sistema partitico. E secondo me lo possiamo fare, ci manca però un po' di comunità, un po' di discussione, un po' di organizzazione, perché senza organizzazione non si va da nessuna parte. Secondo me non ci mancano carte di valore di 50 pagine di vario genere, ci manca una piccola costituzione, 5-10 punti simili magari a quelli della carta per quanto riguarda i contenuti, ma sul metodo, cioè i requisiti per entrare e per non entrare. Forse su questo lavoro vale la pena di organizzare di qui nelle prossime settimane urgentemente un lavoro collettivo tra tutte le istituzioni accreditate. E io credo che se riusciamo a farlo, veramente il sogno di prenderci l'Italia per noi e per i nostri figli sarà realtà. Grazie. Di Pietro ha abbracciato le nostre, i nostri obiettivi, quindi non